Allora, siamo a Pagliarelle, in pratica diciamo che qui vedo fatto sorgere, come dire, una facsimile quasi all'Expo, ecco. Allora, si parla di antichi mestieri e si parla anche, diciamo, di antichi sapori. Questa idea come è venuta? Ecco? Allora, questa idea è nata dal fatto che comunque quella che è la crisi, e abbiamo cercato un attimino di prendere un po' di idee, un po' qua e un po' là. Poi un Miletta Marco, un ragazzo del Rione qua, ha del materiale antico che ha detto: io voglio esporlo, voglio che tutti lo vedano. Da lì abbiamo deciso insieme all'associazione Luce per gli Incerti di organizzare questa strada, questa contrada, dove ognuno di noi offre qualcosa, e siamo partiti col fatto di pensare di riportare i vecchi mestieri e i vecchi sapori, naturalmente con la loro bella e grande collaborazione. Come vedete, ognuno ha dato di quello che poteva dare, anche di più, io dico. E chi ha fatto la pasta in casa col sugo del cinghiale, e la fagiolina, i ceci cotti al fuoco come ai vecchi tempi. Però per questo volevo far parlare la signora, proprio protagonista dei scilatiadi. Ecco, allora, detto così in dialetto, scilatieri, ma però in italiano scilatelli, no. Allora, sì. Perfezione, scilatieri, diciamo. Ecco, almeno qui a Pagliarelle, ma pure a Padiglia, pure. Bene, allora, i tempi per arrivare a questo tipo di lavorazione sono intensi, sono lunghi, come sono? Sono lunghi, un po' faticosi, però è una soddisfazione a farli. Come viene la prima fase? Per impastarla, farina, acqua e un po' di sale, e poi metto anche un uovo per mantenere la pastella, se no originale sono pasta, farina e acqua e sale. E poi diciamo che quando si raggiunge la pasta si porta sul timpagno. Sul timpagno, ecco. E poi piano piano ne incominci a lavorare. Però, ci fa vedere come sì, ecco, come modella la pasta. Ecco. La modella adesso è un po' fatta dura, perché di stamattina, giustamente. Poi c'è stato anche il sindaco e ho voluto fare anche la mostra, però purtroppo adesso non mantiene la pasta. Come si chiama lei? Wanda. Allora Wanda, penso che già gli altri che avete fatto questa mattina sono già pronti, per cui diciamo che, ecco, li vediamo già anche lì. Abbiamo impastato quasi 8 kg di pasta, ecco. Abbiamo lavorato fino alle 2 stanotte, sempre per agevolare pure Marco, con tutti noi qua al Rione, e c'è stata una bella, diciamo, una bella festicciola oggi con tutti i miei parenti, gli amici, questi vicini di casa, e abbiamo avuto piacere di arrivare anche voi qua. Casa nostra. Bene. Allora, diciamo che già altri che avete fatto prima sono già pronti per essere portati in tavola. Bene? Ok. A dopo, ok. Ciao. Vedi, sugo, filatia e tutte le cose. Ecco, diciamo, c'è la signora che ci può dare una mano in questo. Allora signora, è chiaro, ecco, che è chiaro che adesso è il momento clou, no? Ecco, in pratica diciamo c'è questa salsificazione della pasta. Certo, si fa cuocere la pasta, quando bolle la pasta si butta, si fa cuocere 4-5 minuti, dipende, poi si scola, sì, si scola e si mette in una grossa ciotola, visto la grossa quantità che si fa, e si condisce con diversi sughi diversi. Al momento si è deciso di fare sugo di cinghiale, visto che siamo in un posto, Pagliarelle, posto si può dire montagna, quasi, e quindi hanno gli ospiti che ci seguono in questa organizzazione, che ho voluto fare questa uscita, copiare dell'Expo di Milano. Noi l'abbiamo fatto locale, naturalmente, se no... Beh, signora, oggi avremo molta gente a mangiare oppure per cosa? Io ci spero tantissimo, visto che è la prima edizione, naturalmente andiamo pianino pianino, ma cresceremo. Questo primo Expo a Pagliarelle ci vede anche negli antichi mestieri, Gianfranco. Gianfranco Stumpo, intanto è lui, ecco, che si occupa della fattura, diciamo, di questi collari con la campana per le vacche, ecco. E poi, insomma, assieme ad altri intagli che lui si diverte a fare con queste cucchiaie, cucchiaioni, forchettoni, appunto, in legno. Ecco.
Ecco, Gianfranco, intanto questa è una passione che hai. Sì, una passione, sì, una passione che ci mettiamo queste campane alle vacche quando salgiamo, quando calamo. La strada c'è mentiva, in Venecetto io. Allora, sì. Ma a te capita di vendere questi collari a qualche allevatore? E c'è mentira. E vendiamo le mucche per l'allegria che salgiamo, calamo. Ah, in pratica dicevo, allora, tu hai delle vacche? Sì, sì. Sì. Per quello dicevo che quando gli monti questi collari andiamo in sila. Andate in sila. In sila. E quando scendiamo nella sila andiamo in marina e ci togliamo. Ci cacciamo. Per cui dicevo che lungo il tragitto insomma ci sarà una sinfonia. Cioè. Ecco, una un po' più una cosa pazzesca. Bene Gianfranco, allora il tempo che impieghi per fare un collare di questo? Ci vuole molto, poi ci vuole l'acqua cauda, cose. Però questo legno viene fatto di nuce, acinella. Ecco, sì. Perché, diciamo che è un legname che si presta. Sì, si presta, sì, sì. Perché va piegato, no? È piegato nell'acqua che è bollente. Wow. Se no non bolle, e io se votano. Bene. Ok, Gianfranco, tanti bei lavori ancora da fare, sì, soprattutto. Molto ancora, molto. Ecco, molto. Per cui ti faccio i nostri auguri. Grazie, grazie. A questo mini expo a Pagliarelle c'è anche Corrado Garofalo, che lui è un tornitore, no? Riesce proprio a creare, a ricavare dal legno delle forme fantastiche. Corrado, allora diciamo che qui ho portato poca roba, perché diciamo è stata un'improvvisata la prima volta, sennò ce ne abbiamo tante dimostrazioni, però purtroppo è stata una così veloce. Beh, tu, diciamo che tu qua a Pagliarelle sei forse uno dei pochissimi artigiani del legno. Ecco. Sì, 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 io sì. Perché ho fatto un po' di scuola, uh-huh. E adesso sto creando tanti oggetti fantasiosi e altro. Allora, Luca Garofalo è anche a questo Expo di Pagliarelle, questo primo tentativo, no? Diciamo di mettere in risalto gli antichi sapori, gli antichi mestieri. Tu hai un mestiere che è quello della produzione, diciamo, avendo un'azienda agricola che comunque rispetta i canoni della roba di qualità. La nostra è una piccola azienda a livello artigianale che produce salumi e insaccati per quanto riguarda tutto artigianale e questa. Poi qua ci troviamo in una bella località, Pagliarelle, l'aria è buona, cerchiamo di sfruttare queste opzioni che abbiamo qua da noi. Ecco, prende prodotti buoni, aria buona, prodotti buoni. Voi diciamo che questi prodotti li vendete, per cui insomma chi vuole roba genuina può comunque venire da voi. Sì, la produzione è annessa alla vendita e la vendita è a dettaglio, perché noi non possiamo vendere a altra gente che può rivendere, cioè la nostra produzione va venduta qua, a Pagliarelle. È diretta, è una filiera corta, è nata così. Mi dicevi che sei in società con tua sorella, no? Giusto? Ecco, la sorella che si sta girando dall'altra parte per no, ma no, ma no! Ecco. Allora, invece è molto simpatica, devo dire, ecco. Ed è chiaro che voi offrite un prodotto, diciamo, che oggi sul mercato quasi si potrebbe definire un prodotto di nicchia, sì. Perché insomma per le proprietà che ha. Parlando di antichi sapori, antichi mestieri, qua a Pagliarelle c'è un'altra famiglia Garofalo, ecco, che da decenni si è occupata di produzione di formaggi. Lì ha creato un'azienda dai tempi, adesso saranno più di 50 anni, sì, ecco, sì, fino a oggi. A oggi giustamente continua quella che è stata la tradizione del zio Santo, che ha fatto sì che i figli apprendessero questo mestiere e che lo portassero avanti. Infatti loro hanno i loro animali, di conseguenza possiamo capire che dalla capra c'è la roba genuina proprio, dai. La roba proprio genuina ad hoc, ecco. Senza conservanti, ecco. E senza niente. Per cui prima scusami, si parlava appunto di una produzione direttamente dal produttore al consumatore, no? Ecco. Esatto. E questa è una cosa importante, perché ancora oggi, ecco, diciamo, è un qualcosa che può essere in grado di garantire un'alta qualità, no? Lei è la moglie di Francesco. La signora. Io sono la figlia di Garofalo Sandro. Ecco, allora lei rappresenta, come dire, la discendenza proprio di questa ditta, no? Questo è quello che volevo dire, è proprio la discendenza. Ok, va bene.
Allora, Marco Minetta, pure a questo primo Expo, questo primo tentativo di fare mettere in risalto gli antichi sapori, gli antichi mestieri, no? Ecco, tu hai avuto quest'idea di mettere assieme robe antichissime, ecco. Quest'idea come ti è nata? Ecco? Questa idea è nata in base alla mia esperienza di emigrato. In quanto tempo hai messo insieme queste cose? Allora, io sono un emigrato da 30 anni e ho potuto raccogliere da tutte le regioni d'Italia ogni pezzo che si vede, che si illustra, e ho messo a disposizione. Allora, Marco, noi è chiaro che abbiamo già guardato, visto molti pezzi che tu hai raccolto, e ti facciamo i tanti complimenti per questa tua grande passione. Io vi ringrazio. A questo Expo anche gli infusi, ecco, diciamo, la roba al naturale per stare bene, ecco. Angela, te ne occupi tu stessa di questo? Sì, me ne occupo io, perché in quanto proprio proveniente da una famiglia dove mia nonna mi insegnava che comunque per curare un mal di pancia bastava la camomilla, bastava il tiglio, mentre oggi solitamente scappiamo facilmente alle farmacie. Allora io ho pensato bene di portare avanti questa tradizione, di conseguenza mi diletto andare nelle montagne a cercare le erbe, perché anche quelle bisogna trovarle nei punti dove non ci sia inquinamento. Abbiamo ad esempio il tiglio, che è, per quanto riguarda, cura il nervosismo, per farti dormire, per rilassare la muscolatura. Poi abbiamo le foglie invece dell'arancio, che comunque aiutano e stimolano la circolazione e la digestione. Abbiamo delle bucce di arancio, che devono essere arance DOC, senza nessun conservante, vanno tirate le bucce, le fai a seccare, poi quando uno ha la bronchite o non riesce a dormire basta mettere un po' di buccia d'arancia con il miele e riesce a fare una bella dormita. Qui invece abbiamo i peduncoli dei ciliegi. Ah, proprio il classico peduncolo. Tu mangi il ciliegio, quello che è. Il ciliegio, conservi questo, però puoi conservare pure il nocciolo, perché anche questi fanno parte della medicina naturale di un tempo. Allora la usavano curare per quanto riguarda la circolazione, praticamente la febbre. È un concentrato di vitamine. Mentre qui abbiamo invece la buccia del melograno. La buccia del melograno, che tutti conosciamo le proprietà curative del melograno, ecco. In quanto per la circolazione, diuretico, ecco, queste qua sono le bucce proprio che si tirano, ripeto, sempre dai frutti che non sono trattati. Com'è che si può assumerla? Allora, praticamente si sempre ripeto che bisogna comunque prendere i frutti che non siano trattati, perché altrimenti è una controindicazione. Non vale. Allora, si prendono quando hanno raggiunto una maturità, si sbucciano e si fanno essiccare all'ombra, non al sole oppure dove c'è umidità. Dopodiché d'inverno uno lo fa la sua solita classica tisana, mette uno spicchio di questo, lo addolcisce con bagnomaria. Lo addolcisce con il miele e lo beve. 2 o 3 volte al giorno è anche curativo per quanto riguarda la circolazione. Grazie Angela anche per questa parte, come dire, scientifica dell'Expo. Grazie, okay. Grazie a voi. E c'è pure la zia Santa di Petilia a Paglierelle. Zia Santa, allora di che parliamo? Di queste frittelle? Di frittelle, di patate, bollite, zucchini, farina, lievito Bertolino e il sale. Si impasta bene bene. Dopo si prepara l'olio e si friggono, con il cucchiaio si prendono, perché devono essere piccoline così, così cuociono meglio e tutte belle cose. Si sa, il sapore com'è il sapore? Benissimo, per me sono buonissime, sì, buone, buonissime. L'associazione è la luce per gli incerti. Bene, grazie Zia Santa. Stammi bene. Vincenzo Combariati è anche presente a questo Expo con degli oggetti introvabili, incredibili proprio. Vincenzo, hai raccolto di tutto? Sì, pulisco la cantina a Milano, le porto qua, a Pagliarelli per passare tempo. Sono arrivato a una certa età, mi sbago. Ecco, proprio, diciamo, ti diverti a metterle insieme e poi, diciamo, a mostrarle alla gente. Esatto, e mi diverte. Tante belle cose. Grazie.
via!